questo nuovo fantastico episodio di Wayne Road to 182 Overall. Ci troviamo qui nel secondo episodio, un primo episodio che è andato anche abbastanza bene, sono abbastanza contento. Un episodio in cui sfortunatamente facendo una vittoria e una sconfitta non abbiamo upgradato la nostra squadra. Oggi siamo più carichi che mai, anche se comunque vincere con questa squadra è veramente stra difficile. Prima di iniziare, ovviamente come in tutti i video, vi invito a lasciare un bel pollice in su, raga, perché mi fate veramente contentissimo, e ovviamente ad iscrivervi al canale. Iscrivetevi, mi raccomando, perché se vi iscrivete e mettete appunto la spunta su l'opzione per ricevere le notifiche, appunto sarete aggiornati sempre nel momento in cui io appunto upperò i video. Quindi se non volete perdervi questa serie, iscrivetevi al canale e mi raccomando, raga, lasciate un bel mi piace, così io la porto più frequentemente. Detto questo, iniziamo subito le nostre 2/3 partite di oggi e niente, raga, andiamo a cercare l'avversario. Avversario trovato, latenza non proprio delle migliori, però. Raga, squadra abbastanza de merda, spero solo che questo appunto quitti. Se quitta abbiamo l'upgrade di più uno che ci fa comodo. Però diciamo che in teoria se non quitta potremmo puntare a fare un bel punteggione alto. Te pipito aggancia, ti è connesso! Higuain! Subito! 1-0. Andiamo così, pigliamoci sto 3-0. Il pepito da 40 metri. Sicuro, intervento del portiere. Vai Higuain, se solo il pepito. Mamma mia, pipito Higuain. Cross in mezzo. Non ci credo, che cazzo ha fatto? È morto, tipo ucciso incredibilmente. Mamma mia, vai Igua, mamma mia, il pepito a giro. Higuain, 3-0. Troppo facile con questo avversario. Tre volte il pepito, che partita. Pepito. Guardando appunto le nostre grafiche che appunto erano disponibili nel primo episodio, vincendo con 3 gol di scarto abbiamo l'opzione di prendere per l'appunto un giocatore 82 e di inserirlo nella nostra formazione. Non lo faccio ancora perché vi faccio decidere a voi chi sarà il nostro giocatore 82. Probabilmente metterò Quadrado, però raga, non vorrei puntare tanto sulle ali, vorrei puntare un po' più sulla difesa. Quindi fatemi sapere un difensore da acquistare qui sotto nei commenti. Andiamo con la seconda partita di oggi. La squadra di questo neanche è proprio una gran cosa. Marez che ci potrebbe far male, ma noi abbiamo il pepita. Vita Higuain, quindi c'ha arte in porta, quindi è un po' più difficile fare gol semplici, però cazzo se ci proviamo. Subito percussione Higuain! No, traverso, non ci credo, raga, non ci credo. Velo di Higuain, 3 tiri in 2 minuti. Può essere il gol del vantaggio. Attenzione, abbiamo preso nel culo così. Così, incredibile, 1-0 dopo tipo 5 gol, 5 tiri che abbiamo fatto in un minuto, però va bene così. Higuain. Che gol di sinistro! Credevo andasse alle stelle! E invece no, la mette in saccoccia! Higuain, grande Gonzalo! 1-1 fine primo tempo! Dai, grande pepita! Come se ne esce? Gonzalo! Pepita! Il gol di Higuain! Ma da dove è partito? Ma cosa ha fatto il nostro pepita? Bravo qui l'attaccante, 2-1. Mamma mia, azione solitaria, che gol, che gol. Si gira Higuain. Mamma mia, signori, è scatenato. 3-1. E c'è il quit, secondo me anche qui c'è il quit. È quitta anche questo, 10 di valutazione per Gonzalo. Raga, visto e considerato che comunque nella grafica che avevo fatto avevo messo che se vincevamo con 3 gol di scarto prendevamo l'82, se vincevamo con appunto il giocatore, se vincevamo con 2 gol di scarto
Invece prendevamo, se non sbaglio, appunto il giocatore 77, no, il più 5 d'upgrade. Quindi, visto e considerato che nelle grafiche non ho messo il quit, l'aggiungiamo da questo episodio e facciamo che se l'avversario quitta, come in questo caso, dove stavo appunto due reti di vantaggio, la partita praticamente tutta a favore mio, e quitta sul punteggio, su un punteggio chiaro, non sullo 0-0 appena inizia la partita, in quel caso ci prendiamo il pareggio. In questo caso, durante la partita, vincendo, ci prendiamo appunto l'obiettivo massimo, quindi un altro giocatore 82. Perché, raga, cioè, se continuava così, appunto noi lo facevamo il terzo gol, potevamo anche farne molti di più. Sì, potevamo prenderli, però ha deciso di quittare. Quindi io penso che se siete ovviamente d'accordo con me o non d'accordo, scrivetelo qui sotto nei commenti. Però aggiungerei appunto questa cosa. Raga, detto questo, sono già due giocatori 82. Andiamoci a trovare il terzo ed ultimo avversario di oggi. Questo qua è già una squadra molto più forte. Ha quasi tutti di oro, poi ovviamente non rari. C'è quella, se non sbaglio, Rashford in attacco. Questi stanno tre bronzoni che sono importanti proprio perché c'è il portiere che ci può dare qualche aiuto, diciamo. E gol incredibile! Azione strepitosa! 1-0, Sono riusciti a battere il sedicesimo. Che portiere con episodio di questa splendida fuoco! conclusione. Occhio Mamma mia, è Sammaresi a solo disposizione. pallonetto incredibile! Lombardi, tocco sotto elegante che scavalca il portiere. 2-0, 2-0. Raga, penso che facciamo il terzo quinto su 3, Onesti per certi versi è l'aspettata, molto ma fattibile non come per come cosa. stanno andando Doppietta di le cose. Lombardi, Stanno assurdo, ribaltando il assurdo. pronostico. Mi faccio stazione C'è solitaria col spazio per Pepito. Ci sarà area. Dai, questo è il terzo gol sempre di Attenzione, attenzione, Lombardi. attenzione, 3-0. ecco il gol. Una Anche giornata che non ora. dimenticherà. Regà, ma non Arrivata ci definitiva. ferma Si vede che la sua nessuno. giornata Non ci oggi non ha ferma sbagliato nulla finora, nessuno. provando Non il ci gol da ogni ferma questa posizione in ogni squadra. maniera. Non ha Abbiamo preso proprio i tutto il difensore che ha bomberi. provato a stringere la marca a Direbbe 2, Tony, ma non è bomberi. servito. Regà, però questo potrebbe quittare, cioè mi farebbe un grande, ma Quarto grande uomo. piacere. Oh, regà, ma che è sta squadra? Mamma mia, Buono in mezzo, Lombardi! prova in Oh. porta. E guarda come spinge, inutile. Succede. Pericolo, ecco il Preso tiro. nel culo. Attenzione, supera Dove vai? l'avversario, prova Dove vai? l'intervento. Dove vai? Dove vai? Fallo, arbitro. Continuano a girare palla, ecco il tiro. E c'è il gol, Da dove me l'ha messa? finalmente. Non posso dire niente. Pallone Mamma straordinario, mia. sotto al 7, tutta la fare per il portiere. Mamma mia, mamma Sembrava una mia. partita chiusa, invece l'hanno riaperta grazie a questo gol. E adesso sono a un passo dal pareggio. Mi piace lo spirito che C'era questa squadra ha praticamente continuato a imprendibile. lottare, anche quando il Partita risultato che non sembra sta andando ormai proprio nel compromesso. verso giusto, 3-2, però partita diciamo molto che la sta spettacolare. decidendo molto il computer, perché un tiro del genere Paragna da... metri verso l'area. Io non ci posso fare niente, da 30 metri. Riconquista Come il inizia a miracolo tirare da del tutte le 2-2. posizioni, Prova a perché ha capito calciare. finalmente, Questa perché è non è che c'era l'occasione tanto per di pareggiare. ingegno, Grave che il errore nostro da parte portiere è sua. bronzo e quindi appena tira segna. E quindi Lo aiuta mo sta ragazzi iniziando a che tirare ovviamente sempre, intanto è mi sta l'avvio al possesso bombardando, però palla. Nessuna stiamo delle due tenendo. squadre Io ha sta la partita la vinco, supremazia porca troia. territoriale. Ibisevic, che gol! Vabbè, Verratti da rete! che ci Hanno posso riaperto una fare? partita Che che ci posso sembrava ormai fare? chiusa. Il computer ha Giocate deciso tutti che insieme va avete tre così, punti di questa va vantaggio. così. Cioè, guarda qua, mo la grossa in Altro mezzo per niente traversone. segna, perché, ripeto, Ancora quando 5 minuti da il giocare. computer ti si mette contro. Il Ma portiere vaffanculo, dice di va. no. Vaffanculo, prendila nel culo. È motivato a segnare col Pepita, il Pepita, il 3 minuti da Pepita, il recuperare. Paragna Pepita. metri verso Ah, l'area. porca troia. Che vogliamo fare? Finisce Si così andrà 3-3. così. Quindi pareggio abbastanza meritato. Si è messo il computer contro. E quindi appunto pareggiando abbiamo l'upgrade di un giocatore che però ci teniamo magari per un prossimo episodio. Quindi ricordiamoci di questo più uno. Abbiamo due giocatori 82 da inserire nella rosa. Regà, fatemi sapere qui sotto nei commenti appunto quali saranno i due giocatori da andare a comprare nel prossimo episodio. Ovviamente cerchiamo di farci una Serie A abbastanza forte. E niente regà, io vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e l'iscrizione, perché questo episodio è andato veramente strabene, vincendo addirittura due partite con uno scarto di reti incredibile e appunto pareggiando l'ultima, però in modo molto ma molto meritato. Quindi noi ci becchiamo sul prossimo video. Io vi ringrazio del supporto.